Salve Andrea, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Stavo aspettando questo rumore. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione numero 2, quindi avevamo soppresso la rivolta degli egiziani, mentre ora il nobile Mardonio fu nominato comandante della flotta persiana da Dario I il Grande. Alla morte di Dario, giurò fedeltà eterna a Cerse, che gli affidò il comando dei suoi eserciti nelle più ambiziose campagne del suo regno. Mardonio gli fu sempre leale. Tre puntini di sospensione. Ora, la città del capo dei ribelli, perché dobbiamo di fatto sopprimere la rivolta. Saluti, guerrieri. Finalmente siete arrivati. Vi stavamo aspettando. Cos'è successo? Non avevate forse l'ordine di difendere la città? Che fate qui? Siamo stati costretti a ritirarci, Mardonio. I ribelli sono più numerosi e meglio preparati di quanto pensassimo. Obbediscono ciecamente al loro capo, un certo Azem. Bene, bene. E così è qui che si rifugia quel codardo. Non avrei mai dovuto risparmiarlo. Ma la città di Eliopoli sarà la sua tomba. Non mi fermerò finché non avrò la sua testa! Dobbiamo essere molto prudenti, signore. I ribelli hanno rinforzato le loro postazioni. Inoltre, hanno una flotta molto potente e non sarà facile sconfiggerla. Sembra che Azem non abbia perso tempo. Peccato che tutto questo lavoro sia stato inutile. Non trovi, Mardonio? Basta con le chiacchiere! Uccidiamoli una volta per tutte, nel nome di Cerse! Lunga vita al re della Persia! Con quanto entusiasmo l'hai detto tu, invece. Ad ogni modo, Azem, per chi non lo sapesse, invece è il capo della campagna egiziana. Quindi, torniamo a noi. Ok. Sarà una battaglia a rivelare di che pasta sei Fermiamo fatto. il primo gruppo, ci organizziamo in schieramenti. E direi che mi inizi a vomitare fuori schiavi dal momento che non l'hai ancora fatto. Dimostrerò la precisione del mio tiro. Ok, dimmi che abbiamo Non sbloccato i rifiuterei mai mobili. chi sarà la nostra Vedrai un guida vero dei tiro di cerchi. precisione. Ti prego, dimmi di sì. Qui Quali sono gli ordini? è pieno. Attendo le sue No, ma istruzioni. scusate, ragazzi. Quali sono gli Cioè, ordini? non prendiamoci per il culo. Le Non cure vanno rifiuterei qui. mai un ordine del grande re dei re. Qui è Dammi un pieno, tozzo di quindi mi pane. costruisci. No, vai a Sì, prendere la legna. basta. Quali sono gli ordini? 3, Secondo il volere del re, attendo alle sue 4, istruzioni. 5, 6. Mi rifai di Un nuovo tutti gli loro re non è schiavi. sufficiente. Del grande re dei Ok. re. Sì, maestà, quali sono gli Andiamo prima di ordini? tutto a rafforzare il sistema economico. Attendo alle sue Facciamo come l'ultima istruzioni. volta che è stato un parto. 3, 6. 7 e Quali 8, sono gli ordini? ok. Quali sono Mentre gli ordini? voi abbiamo tra l'altro le Loro non fornaci, è ma non sufficiente. abbiamo nemmeno i soldi Attendo per le sue farlo. istruzioni. Quali Va sono gli bene ordini? così comunque. Queste barche credo Non le rifiuterei perderemo mai un molto ordine molto presto. del Tra l'altro grande abbiamo re dei sbloccato il tempietto rituale, ma il re. porto Attendo alle no? sue istruzioni. Mi perdoni, amico mio, io come cazzo solco i mari se non mi permetti di costruire un porto? Voi Nessun vi essere spostate un vivente ha attimo una di mira qui. migliore della mia. Quali Voi, sono visto, gli non avete un ordini? cazzo da fare, ma vi direi uccidi il maiale, Dimostrerò però. la precisione del mio tiro. Perseo ci indicherà la via. Perseo? Vabbè, giustamente Perseo era il dio della Persia. Perseo viene da un motivo, no? Ok. Ai suoi ordini, Nulla, cioè maestà. io dovrei costruire la mia Ai suoi fortezza in ordini, questo altezza. buco di merda, con quattro alberi sparsi messi in croce, senza navi. Tu Perseo ci indicherà la via. mi prendi per il culo, cioè chiaramente è una presa Dammi per il un tozzo di culo. pane. E invece credo tristamente di no. Iniziamo costruendo un'armeria. Me la posizioni dietro. Oh, qui. Mettimela qui. Secondo il volere del re. Sì, qui. Armeria, sala dei progetti. E
fucina. Forse è anche probabile che... Stanno attaccando i nostri soldati! Cazzo. Non ho detto, era scontato che affondava. La cosa divertente è che... potete arpionare le navi e sì, se la sono rubata. Decisamente sì. Non ha senso per ora tenersela. Come vedete ci stanno arpionando. Cioè, qui ci ha proprio speronato. Però ci sta anche arpionando. Sì, prendetevele ragazzi. Non mi servono le navi per ora. Non ha senso difendere. Sarebbe realmente un grande spreco di risorse. Non possiamo avere tutto. Sì, sì. Prima ci costruiamo l'esercito. Poi andiamo pian piano ad ampliare le nostre forze. Mentre il legno, grazie a Dio, con 8 operai non ci manca. Quindi tassa fissa, 8 amici, giusto? Costruzione completa. Attendo le sue 8, istruzioni. Sì. 7, un ottavo sarà sperduto qui. Dammi un tozzo di ok, mano. Qui ce l'abbiamo. L'oro non è sufficiente. I due coglioni, devi sottolineare ogni singola volta. Ne ho pure 3 al servizio, cioè a produrre oro. Non dovrebbe essere proprio così scarso. Però se ci mettiamo un attimo di impegno, magari produciamo più oro, no? No, eh? Che palle, porco Giuda. L'oro non è sufficiente. Possiamo fare nulla. Possiamo metterci a fare qualche utile, ma... preferirei tenere soldi da parte. Ecco, ora che abbiamo almeno un pochino di spicci e subito li macelliamo tutti. Nel mentre, vediamo un po' che grazie a Dio abbiamo cominciato a sviluppare armi interessanti, tipo l'ascia da lancio è molto interessante. Bonus contro i veicoli, contro la fanteria leggera ci serve perché i egiziani sono principalmente fanteria leggera. Qui abbiamo con bonus contro i veicoli, che è molto gnè perché in realtà poche volte si costruzione completa. Cioè capiterà veramente raramente di trovare quella persona, quell'esercito che usa solo veicoli. Mentre abbiamo potenziamenti, sì, dei potenziamenti che non solo ci potenziano l'arma, ma ci permettono di sbloccare anche le altre armi. E qui invece abbiamo i nostri tavoli per progettare le imbarcazioni. Le imbarcazioni, ora che mi ricordo, i persiani non le costruivano tramite il porto, ma le costruivano proprio direttamente per terra, come le macchine d'assedio, per intenderci. L'oro non è sufficiente. Oh. Come sempre, signori, le bestemmie non sono sufficienti. Il tempo vale ora. Lui è salito di livello, però demarato di fatto, dal momento che non appartiene all'esercito persiano, non abbiamo possibilità di potenziarlo. Mentre Mardonio invece sì. Nessun essere vivente ha una mira migliore della mia. 8 sarà una battaglia a rivelare di che pasta sei fatto. Non rifiuterei mai un ordine del grande re dei... Non saprei, onestamente, non saprei. Ed è questo invece uno dei momenti in cui è utile mettere nelle imbarcazioni sia armi da corpo a corpo che armi da tiro anche alla fanteria o viceversa anche agli arcieri, per il semplice motivo che nelle imbarcazioni, se vi approdano, se vi arpionano, se fanno l'arrembaggio, chiamatelo come cazzo vi pare, e vi saltano addosso, fidatevi, la cosa più brutta che potrebbe capitare è per l'appunto che uno stronzetto di merda distrugga il vostro bellissimo esercito di arcieri. Quindi di nuovo aspettiamo loro. Ok, ora possiamo costruire il tempio vicino al poligono di tiro, secondo sì, il volere del re. Che veramente ci permette di sviluppare le nuove unità. Vedete, il nobile già lo abbiamo. Ovviamente, se ricordo bene, ci permette anche di sviluppare i maghi, in questo caso, che lanciano palle di fuoco. Letteralmente, non sto scherzando, non sono nulla di eccezionale, perché poi ci mettono tanto tempo per ricaricarsi, però... hanno un bel effetto, più che altro visivamente bello, per il resto sono un po' inutili. Dai ragazzi, ce la potete fare. Tempio rituale, qui che i persiani svolgono le cerimonie di adorazione del dio Haura Mazda per aumentare le abilità dei loro guerrieri. In questo luogo sacro si addestrano anche i maghi sacerdoti dotati di una saggezza mistica e ancestrale. Riunione di nobili consente l'addestramento di nobili. Non lo possiamo fare. Porco giù. Ok signori, nel mentre che stavo preparando
le mie armate, non me lo sto facendo vedere perché la produzione dell'oro è lentissima e non succede un cazzo, ho sviluppato nel mentre alcune Pare che i tecnologie. greci si siano alleati con gli egizi per Ecco. sconfiggerci. Demarato! Dopo la vittoria di Maratona, Quali sono gli obiettivi? l'arroganza ha accecato i greci. Impareranno questa lezione, lo giuro! Non è Anch'io voglio possibile dare loro costruire una qui. lezione. Mardonio, sei un amico fedele, quindi ti prego di ricordare a Cerse la Sentite, sua sto promessa lavorando. quando muoverà Attendo le guerra sue contro la istruzioni. Grecia. Puoi contare su di me, amico. Ok, quindi costruiamo immediatamente una bella flotta. Tanto c'è ancora qui quella nostra nemica. In battaglia Voi. nessuno è la mia. Il mio dovere è sconfiggere i nemici. Che stavo dicendo, signori, ho sviluppato alcune tecnologie, tra cui Reagino davanti a quella dei voi, nobili, signore. e ho sviluppato appunto le asce da lancio e lo scudo. Tal modo In riusciamo ad battaglia avere nessuno è la una mia altezza. bella Loro non prestanza. è sufficiente. E vediamo che cazzo riusciamo a combinare fondamentalmente. Ok. Il mio arco serve la Persia. Questo Salite umile qui è sopra. darmi un tozzo di pane. Il nostro eroe è Ok, in pericolo. 5. Ok. Aia. Come? Cosa? Perché? Hanno le catapulte, figli di troia. Niente, ragazzi, direi che è ora di ricaricare e magari aspettarli sulla costa, eh. Evitiamo di. Tra l'altro è brutto che quando ricarichi Cristo ti dà già dalla mappa, così so già che cazzo succede, dove, come, perché. Magari evitiamo questa parte. Signore, abbiamo avvistato una flotta greca diretta verso di noi. Pare che i greci si siano alleati con gli Nessun egizi per essere vivente ha una mira sconfiggerci. migliore del mio. Demarato! Dopo la Nessun essere vittoria di vivente ha una Maratona, mira migliore del mio. l'arroganza ha accecato i greci. Impareranno Perseo questa ti indicherà la lezione, via. lo giuro! Anch'io voglio dare loro una lezione. Ai suoi ordini, Mardonio, Altezza. sei un amico fedele, quindi ti prego di ricordare a Cerse la sua promessa quando muoverà guerra contro la Grecia. Puoi contare su di me, amico. Ok, sviluppiamo il mazzafusto così almeno apriamo anche una fanteria. Però sapete che io non credo per un cazzo che loro scenderanno da noi. Cioè loro tireranno dritto verso l'isoletta giù perché non ha senso che ci attaccano con quel piccolo gruppo e inizieranno a creare un esercito. Quindi quello che ci conviene nel breve tempo è provare il prima possibile a sperare che sbarchino fondamentalmente da noi. Cosa che non faranno, tireranno dritto. Non lo so, onestamente, non ne ho la più pallida idea di cosa potremmo Il fare. mio dovere è sconfiggere i nemici. Se aiuta ad Perlomeno annientare il avrei nemico, idee, così però. sia. Ai suoi ordini, signore. Non saprei. Ho atteso questo momento dal giorno in cui sono nato. Riusciamo a lanciare qualcosa? No. Il mio arco serve la Persia. Decisamente no. Se aiuta ad annientare il nemico. Ok, quindi ce lo prendiamo in culo, come si suol dire in maniera gentile ed educata. Non abbiamo mezzi Dimostrerò la per precisione del mio tiro. resistere. Ai suoi ordini, Altezza. Uno. L'hanno raggiunto. Ecco, appunto, lo sapevo che avrebbero raggiunto l'isola. Quindi. E mi serve per forza l'imbarcazione grande, il traghetto. Tra l'altro, come vedete, quando stanno sviluppando, fanno anche animazioni più diverse, tipo qui si è acceso il fuoco. Infatti, appena finisce, smette il fuoco, si spegne. Però anche lì non saprei, non mi convince come roba. Vedo che dovremmo andare ad attaccare Quali sono gli ordini? immediatamente. Il semplice motivo è che più aspettiamo, più loro si insediano meglio sull'isola. Purtroppo hanno quella cazzo di nave di merda che fa dei danni assurdi. Cioè, un colpo ci ha dato e ci ha distrutto metà nave. Non Ricerca vale che loro completa. sono più avanti di noi. Che cazzo significa? Non ho capito. E tra l'altro, PS, perché tutto è così lento? Perché costano un fottio, sti bastardi. Costano un cazzo di fottio. Un occhio della testa, porco Giuda. Costano Non tantissimo. rifiuterei mai un ordine del grande re dei re. Beh, io lo rifiuterei, fida. No, Ricerca scherzo. completa. Ok, 300, 800. Quindi non costano un cazzo Sì, le maestà.
però di fondo sono molto dispendiose da un punto di vista puramente pratico, tutto il resto, il creare soldati, armate. Infatti io spero ora di raggiungere l'isola e cominciare a insediarmici io. Quindi non Questo sarebbero, umile guerriero se questo è faccio ciò che gli l'approccio ordinate. Mi giusto. inchino davanti a voi, signore. Sti greci bastardi. Nel mentre Questo se li umile addestrate guerriero alla farà ciò doppia che gli arma, ordinate. loro escono già di livello 1, e potete cambiarli in ogni momento. Hanno un malus perché comunque loro sono arcieri, non sono portati al combattimento corpo a corpo. Stessa cosa per la fanteria. Ok. Vedete, pian piano costruisce l'intera nave, e la costruzione delle navi è una delle parti che più mi piace di questo gioco, è veramente bellissima per me. Sembra letteralmente un Lego, porca troia. Il traghetto è lentissimo, non ha vele, può caricare un fottio di uomini e se non sbaglio non può nemmeno arpionare sto merda di robo. Però vedete che esteticamente è molto bello. Nessun essere vivente ha una mira migliore della mia. Ai suoi ordini, piazzale. Ok. Non farlo. Stanno No. attaccando i nostri soldati! Farlo. Dammi un colpo Salici di sopra. Perché bade. se portati schiavi iniziano a riparare. Porco Giuda. Guarda come affonda l'intera nave. Ora affonda. No, che sbarca. Buttatevi giù quella nave, non mi puoi fare. Mi ha bloccato il porto, mi ha letteralmente fatto un blocco del porto. Dai, ragazzi. Ce la potete. Direi proprio di no. Non ce la fate per un cazzo proprio diverso. Ok, proviamo quest'altro trucchetto. Forse non sai che Non ho stai sviluppato il giocando col mazzafusto, futuro re. che è per bonus contro la fanteria leggera, ma l'alabarda, In che è battaglia bonus nessuno abbia contro forza. media e leggera. Questo perché? Nemmeno equipaggiati di arco, perché quello che voglio fare, e come vi ho notato, quella specie di scafandro che lancia massi è indistruttibile. L'unica cosa che possiamo attuare di logico e sano al momento è quella di buttare un arrembaggio. Anche però io Io quello avrò che indietro credo è il mio che trono quelli un lì turno. sopra sono, come si chiamano? Oplite, quindi fanteria pesante spartana. Però in tal caso Demarato dovrebbe aiutarci perché l'ascia di Demarato dà più 100% contro la fanteria pesante. Tra l'altro PS, personaggi tipo Demarato, Mardonio. Sono veramente personaggi esistiti, non sono inventati da zero. Ok. Sia chiaro che andrò perché l'ho Ok, deciso levati io. dal cazzo, nave di merda. Mi inchino davanti a voi, signore. Ecco che partono i rampini, guardate come la prendono e la riportano indietro. Tuk! Perfetto. Sarà una battaglia a Quindi ci rivelarmi prendiamo di che pasta lui. sei fatto. Stanno attaccando i nostri soldati! Lanciate gli arpioni. Sì. Cosa sono? O sono spartiati o sono pliti. In entrambi i casi sono un palo in culo, in Il realtà. nostro eroe è in pericolo. Ok, livello 2. Con quante perdite? Livello 3 da solo, a cazzi tuoi. Bene, va bene, va bene. Ragazzi, va bene. Quali sono gli ordini? In Voi battaglia nessuno sei. abbia forza. Mi salite sopra. Dai, che questa nave è mia. Dai, che questa nave è mia. E mo sono cazzi vostri. Ok. Torna indietro. Sbarchiamo e ha funzionato. Contro tutte le previsioni. La nave la dobbiamo abbattere, purtroppo. Ok.
Iniziamo a battere un bel po' di navi. Bene. Oh, quante ne stiamo buttando? Il bireme. Il bireme non esiste più ormai. Ok, era ora che prendevamo questa nave. Si chiamerà Argo, per quanto è forte. Però porca puttana, ogni volta che si avvicina subisco dei danni assurdi comunque. Puntate lei. Loro sono pliti. Sì, loro sono pliti, cazzo. Per questo erano così devastanti. E lo sono ancora, PS. Ok, loro si ritirano a quanto pare. Ben venga, ben venga. Noi ora che facciamo? 1, 2. Facciamo sbarcare tutti. Pausa. Perché una pausa serve. Un vero tiro di precisione. Non ci prendiamo per il culo. Quindi. La guerra è la mia vita. Sopra. Nessun essere vivente. Il tempo vale oro. Sopra. Che cosa volete? Questo voi. Guerriero farà ciò che gli ordinerete. Sopra. Ok, 6. E poi ce ne mancano 3 fondamentalmente. 1, 2 e 3. Perfetto. In battaglia nessuno è la mia razza. Ma in realtà ce ne mancano 2. Nessun essere vivente ha una mira migliore della mia. Sì, mi sono finiti sott'acqua. Mi perdoni, abbiamo un problema. I soldati che si sono annacquati. Ecco, escono per cazzi loro. Va bene. Questo umile guerriero. Ok, mi sa di sopra. Ci hai provato. Questo umile guerriero. Apprezzabile comunque, ci hai provato. Comunque fantastica questa specie di blitzkrieg, è riuscito. Non ci speravo minimamente, però ha funzionato, questo vi giuro, contro tutte le previsioni, perché quel blocco navale, se non lo scardinavamo ora, lo avremmo scardinato tra secoli, perché fino a quando ora ci potenziavamo, fino a quando ora portavamo avanti, dobbiamo pagare anche un botto di soldi per costruire, avremmo dovuto costruire 2-3 navi immediatamente, e prenderle al volo, nel senso di portarle immediatamente nella nostra parte. Abbiamo una nostra nave nemica. Ok. Avviciniamoci alle coste. Sbarchiamo. E salviamo. Su partita. Ok, così nel mentre vediamo anche uno scontro navale, porco Giuda, guarda ora come ci inculano la sabbia da dietro. Stanno attaccando i nostri soldati! No, mi scusi. Oh. Wow. Il nostro accampamento è sotto attacco! Prova ad affrontare e un cazzo state a fare? Sarà una battaglia a rivelare di che pasta sei. Voi avanzate, sarete il 2. Mio Dio, non avrei mai detto che ci avrebbero direttamente attaccato in questo malo modo. Ricerca completa. Ok. Non vedo l'ora di rubarvi tutte le vostre belle armi, amichini miei. Colpisci. Colpite. Stanno attaccando ma i nostri soldati! Ma porca troia! Il nostro eroe è in pericolo. Forse questo umile guerriero in battaglia nessuno. Ok, siete tutti passati automaticamente alle spade, perfetto. Ma siete dei bijou. No, combatti contro loro. Loro. Uccidi. Ok. Porco Giuda, continua a inviarmi. Inchino davanti a voi, signore. Continuano. Guarda lì che danni ci stanno facendo. Non ha minimamente senso quello che abbiamo organizzato.
Ah. Ma teoricamente sarebbe funzionato, sarebbe stata una figata, teoria. Praticamente ha fatto cagare, ma teoricamente sarebbe stata una gran bella figata. Questo umile guerriero farà. Guarda te. Uno dei più grandi fallimenti che potevo mai fare. Allora, ricarichiamo. Organizziamoci in maniera saggia. E con saggio intendo allontaniamo le navi. Facciamo anche sbarcare gli spartani. Ben venga, ci regalano le armi. Mi è crashato. Mi è crashato. Ok, ho riorganizzato l'esercito, ho fatto tutto quello che abbiamo fatto prima. L'unica differenza è che questa volta ho costruito un traghetto. E vediamo ora come reagiscono i nostri amici greci alla nostra piccola e delicata, delicata un cazzo, invasione. Anche perché se loro hanno costruito qui vuol dire che hanno un deposito minerario di oro e io sto solo esclusivamente cercando quello ormai. Ok, voi vi mettete qui. E di fatto nessun essere vivente ha una mira migliore della mia. Reputiamo fondamentale. Fondamentale, sì, signor, fondamentale. Fondamentale. Stanno attaccando i nostri soldati. Dai ragazzi. Oh, perfetto. Lo teniamo qui sulla ri. Porca troia! Il nostro accampamento è sotto attacco. Oh, Giuda. Quali sono gli ordini? Allora. Sì, maestro. Sì, sì. Voi rimanete qui. La guerra è la mia vita. Voi vi precipitate giù. Nel mentre voi tiratemi fuori un po' di amichetti. Non è sufficiente. Sarà una battaglia a rivelare di che parte. Stanno attaccando i nostri voi soldati. Voi scendete a picchio qui, sto gestendo troppe cose contemporaneamente. In battaglia troppe. Il nostro eroe è in pericolo. Diciamo che oh cazzo. Abbiamo deliberatamente abbandonato il nostro accampamento facendo la figura delle teste di cazzo dal momento che non siamo riusciti di fondo a risolvere nulla, assolutamente nulla. Allora, noi ce la dovremmo fare teoricamente. Ok. Bene. Date fuoco a questo campo di merda. Ok, quattro di voi. Picchiate questi quattro pezzenti del cazzo, porco Giuda. Quello che sto facendo è altamente poco raccomandabile, sbagliato sotto tutti i punti di vista, non giusto. La tua vita non vale nulla, gli occhi della terra. Ok. Guarda che addestrano pure i peltasta, cazzo. Fatelo dire, hai le palle, hai veramente le palle di continuare a reclutare nonostante tutto, nonostante letteralmente tutto quello che sta accadendo. Hai i coglioni. Non lo rifiuterei mai, l'ordine del grande re dei. Tu, mia piccola nave, ti areni lì. Il nostro eroe stiamo è in subendo pericolo. Delle perdite assurde. Stanno attaccando i nostri soldati. Assurde. Cioè stiamo subendo dei danni senza limiti. Ok, bruciamo la seconda roba. Sì, che me la rompi, rimango qua comunque, stronzo. Che poi non so perché ho detto stronzo. Voi riparate. Vabbè, me l'ha affondata, pace, ce ne faremo una ragione. Oh. Porca puttana, mi ha sparato via l'amico. L'amico Fritz me l'ha sparato via. Allora, distruggete questo stormo di bastardi del cazzo. Grazie. No, tu che cazzo fai? Tu sei il futuro, aspetta qui. Riavrò indietro il mio trono un giorno. Ok. Uccideteli. Si pentiranno di avermi rubato. Bene, bruciamo la zona. Mentre potrei dire a voi di costruire una. Sì. Secondo il qui sono convintissimo andrà benissimo.
Forse non sai che stai parlando col futuro. Ok, mentre qui stanno costruendo una caserma. Ok, ma fondamentalmente ti direi perché. Dici così lontana dagli occhi indiscreti, te la lascio costruire. Amico mio. Cioè, col cazzo. Stanno attaccando i nostri soldati! Claro che andrò perché l'ho deciso io. Ok. Andiamo a bruciare questa zona. Costruzione completa. Ok. Riavrò indietro il mio trono un giorno. Perfetto. Tutto che scorre come voglio. Poi avranno reclutato a malapena uno o due soldati. E che porco Giuda, cioè, questo qui è stato veramente un assalto con i controcoglioni ultra disperato, ma pieno di gloria, porco Giuda. E beh, loro volevano reclutare i soldati, appena l'hanno costruito gli è caduto giù il loro centro. Anche se c'è da dire, scusate, stavo bevendo, che l'assalto a sorpresa delle navi, il blocco navale, è stato devastante. Stanno attaccando i nostri soldati! Se non fosse per il fatto che all'ultimo ci siamo ripresi, insomma, di fondo il nostro... D'accordo. Il nostro posto. Molti altri ordini. Ok. Loro credo che continueranno a fare il loro lavoro, ma di fondo... Nemmeno qui, non è che posso... Avevano due miniere d'oro, per questo erano così forti, porco Giuda. Ma ora diventiamo noi, signori, ragazzi. Ora diventiamo noi, signori. Ne produci 8. Vai, tranquillamente. Giusto qui. Me ne produci... Attendo, tu inizi a raccogliere le armi. Sai che stai parlando col futuro re. Non rifiuterei. Probabilmente gli è uno sterminio. Li stanno letteralmente tutti sterminando. Ed è divertentissimo, c'è da dire. È divertentissimo. Non rifiuterei mai un ordine. Andate qui. Qui e andate in modalità razziatore. Così di qui questa zona la useremo unicamente per la produzione di risorse. E anche perché ci sono anche un bel po' di alberi nella nostra isola natia, non ce ne sono. Stanno attaccando i nostri soldati! Dicevo, così quantomeno riusciamo a equiparare un minimo. Qui hai preso tutto, ragazzo? Sì. Bene. Sali sulla nave così la ripari. Ok, ci sono altri bastardelli in giro? Ok. Che culo. Che culo. Non finirò di dirlo. Che culo. Cioè, ce la siamo risolta in breve, guadagnando anche tanto. Tante armi che potremo riutilizzare. Tutto questo è una maniera veramente più pulita che potevamo trovare. Cioè, abbiamo letteralmente e semplicemente mandato un esercitino anche modesto a conquistare l'intera zona. Cioè un solo traghetto è nulla veramente, ragazzi. Questi qui che si ostinano a inviare navi, proprio ci sono solo 3 guerrieri su questa nave, nonostante questo riescono a darti filo da torcere. Vedete qui, nonostante abbiamo riparato l'edificio, il fuoco rimane. È proprio prestabilito. Riavrò indietro il mio trono un giorno. Ok, porco Giuda. Distruggiamo gli ultimi 2 edifici. Piccoli. È giunta la tua ora. Più veloce di così non posso. Ve ne costruisci una nuova. Non è sufficiente. Attendo le sue istruzioni. Rispostate qua. Ci conviene costruire 2 miniere. Però del resto potrei anche lasciarla lì in riva. Perché tanto non è che cambi molto. Secondo il volere del... Ok, iniziamo a costruire una miniera d'oro qui. Sono nato per governare, non per servire. Non sai con chi hai a che fare. È giunta la tua ora. Pulizia. Un po' di pulizia non fa mai male. Di avermi rubato la corona. 3. Non rifiuterei mai l'ordine del grande re. No. 3. Perfetto. Nel mentre quella dovrebbe esplodere a breve. Miniera. Sì. Subito sostituita. Ok. Grazie. Abbiamo risolto in breve nulla, veramente. Secondo il volere. Ne fai una. Costruzione completa. L'ordine del grande re dei re.
Guarda qua, cioè, io ripeto, guarda qua. Ma soprattutto, signori, fatto ciò, sono costretto... Costruzione completa. Allora, ho tirato uno scatto veramente brutto. Cioè, fatto ciò, signori, purtroppo, sono completamente... Costruzione completa. E ci becchiamo nel prossimo episodio.